Ciao a tutti amici di Happy Video Review, oggi vado a parlarvi dell'ultimo gioco di Gameloft. Si chiama 9mm ed è un gioco in stile GTA in cui troveremo delle bande rivali che dovremo fronteggiare e uccidere i vari nemici che troveremo nei vari livelli di gioco. Il menu principale si compone essenzialmente di alcuni aspetti. Possiamo continuare una partita precedentemente giocata, quindi non perdere i progressi di gioco. Abbiamo anche il reparto multigiocatore con tre modalità, online in due modalità, tutti contro tutti e deathmatch a squadre, mentre abbiamo la possibilità anche di giocare in locale, in wifi oppure in bluetooth. Torniamo indietro, possiamo effettuare anche una nuova partita cancellando i progressi di gioco precedenti, vedere i livelli giocati e quelli presenti in tutto il gioco e le opzioni. Facciamo una nuova partita per vedere il primo livello, che più che un primo livello è un tutorial, e attendiamo il caricamento. Nella schermata di caricamento troviamo questi fogli su cui è scritta la storia per poter legare un livello a quello successivo. Saltiamo il filmato introduttivo e andiamo subito in gameplay. Allora, andiamo a vedere i comandi di gioco. Abbiamo sulla sinistra, come si può vedere, un pad virtuale che ci permette di muovere il nostro protagonista in tutte le direzioni, mentre tutto il resto dello schermo ci permette di muovere la visuale. Abbiamo anche altri comandi di gioco che però cambiano in base alle situazioni in cui andremo a trovarci. Andiamo avanti, arriviamo fino a questi obiettivi che abbiamo e che vediamo sul percorso, con anche indicata la distanza di quanti metri ci resta per arrivare a quell'obiettivo. Qui è stato anche introdotto, in questa situazione che ci stiamo trovando, la possibilità di rallentare il tempo. Andando a rallentare il tempo, potremo prendere più facilmente la mira e uccidere i nostri avversari con maggior precisione. Andiamo ad attivarlo, spostiamo la mira come se dovessimo spostare la visuale e facciamo fuoco. Molto belle queste scene al rallenti, rendono davvero belli i duelli a colpi di pistola oppure altre armi. E come si può vedere, intanto una volta utilizzato il comando per rallentare il tempo, ci sarà un tempo di ricarica. In alto a destra troviamo l'arma che stiamo utilizzando, possiamo avere più armi che possiamo anche acquistare in un negozio che è presente in questo gioco, e anche colpi rimanenti, colpi in caricatore, e anche per ricaricare basterà semplicemente fare un tap sull'immagine. Qui abbiamo la possibilità di sparare con questo comando. In questo gioco c'è, devo dire, un'ottima interazione con gli oggetti: porte, finestre, cornicioni, auto, praticamente qualsiasi cosa possiamo interarci con qualsiasi oggetto in pratica. Sull'oggetto con il quale è possibile fare questo, troveremo questi simboli che ci permettono di, in questo caso, oltrepassare questa porta o in base all'oggetto che ci troveremo davanti, cambierà di situazione in situazione. Allora, ora abbiamo dei nemici qui dietro. E andiamo a utilizzare il comando di rallenti. Anche i proiettili vengono sparati a rallentatore. Davvero belle queste scene. È anche realistico, come avete potuto vedere, quando veniamo colpiti, molto realistico, perché troveremo lo schermo, i contorni dello schermo macchiati di sangue. Ritorniamo al menu. Come potete aver visto, buono il gameplay, buoni i comandi. Ovviamente, giocando su un dispositivo così, con uno schermo così piccolo come può essere un iPhone oppure un iPod Touch, forse un po' di difficoltà perché le nostre dita coprono gran parte dello schermo, però nulla di trascendentale. Molto meglio la situazione se giochiamo su un dispositivo come un iPad. Menu di pausa, come dicevo, il negozio. Negozio che ci permette di comprare munizioni, protezioni, quindi giubbotti antiproiettili e quant'altro, e armi speciali. Oppure possiamo anche acquistare altre monete per poter poi acquistare dal negozio.
ritorniamo indietro e torniamo al menu. Ok. Andiamo a vedere ora le opzioni che ci permettono di modificare la lingua, i comandi di gioco, quindi possiamo utilizzare il giroscopio per muovere la visuale. Io per la video recensione l'ho disattivato, altrimenti era molto problematico muoversi spostando anche il dispositivo. Regolare la sensibilità e invertire l'asse delle Y. Impostazioni audio che ci permettono di modificare i vari livelli di volume dei suoni, effetti speciali, musica e voci. Nelle impostazioni avanzate invece abbiamo la possibilità di attivare o no la mira assistita, centramento automatico e la possibilità di ruotare lo schermo. Negli aiuti invece abbiamo varie guide che ci spiegano varie modalità di gioco, per esempio modalità rallentatore, le armi e varie cose. Ritorniamo indietro. Nei livelli invece troviamo tutti i livelli presenti in questo gioco, devo dire sono molti, quindi un gioco che sicuramente non annoia. E ovviamente per sbloccare i successivi dovremo giocare a quello precedente, e quelli già sbloccati possiamo rigiocare. Che dire di questo titolo? Sicuramente la grafica davvero ben curata, ben fatta. Abbiamo un reparto suoni eccezionale. Le varie musiche in base alle situazioni in cui ci troviamo, i suoni delle armi, delle varie armi, buona anche la storia, quindi un gioco ottimo sui punti di vista grafici e nel reparto suoni. Anche la modalità, come avete potuto vedere, ci sono molti livelli, il gioco non annoierà. Unica pecca forse il prezzo abbastanza alto di 5,49 euro. Però è giustificato da tutto quello che troviamo in questo gioco. La video recensione si conclude qui. Ciao a tutti.